raccontano gli storici che negli anni che precedevano la rivoluzione francese e poi il dominio di Napoleone, in Francia il nostro ordine religioso dei frati minori conventuali era davvero fiorente. Erano migliaia e migliaia di frati. Era un ordine in espansione, anche di grande importanza allora. Ebbene, con la rivoluzione francese accadde che gli ordini religiosi, per volere prima della rivoluzione e poi anche di Napoleone, sia in Francia che poi anche in Italia, vennero congelati se non soppressi e vennero tolti tutti i beni, le chiese, anche questa chiesa, non tanto da Napoleone quanto successivamente dal governo italiano. Alla fine del 1860 venne confiscata. Ma al di là di questo, tornando alla rivoluzione francese, accadde che alcuni frati si ribellarono a questi ordini di Napoleone e prima dei rivoluzionari. Si ribellarono e finirono male, alcuni di essi addirittura finirono martiri e vengono venerati come santi martiri. Ma molti altri, purtroppo, non si ribellarono, anzi, in qualche modo tornarono alla vita di prima di entrare in convento, si fecero alcuni una famiglia, altri vissero in altro modo, insomma fuori dall'istituto religioso. Addirittura qualcuno approfittò di quel momento per scappare. Mi è venuto in mente questo racconto, che purtroppo non è particolarmente edificante. C'è il bene, ma c'è anche il male di chi ha abbandonato, quei molti che hanno abbandonato in quel momento. Mi è venuto in mente leggendo la parola di oggi, leggendo il Vangelo di oggi, quando Gesù si rivolge ai suoi, a quelli che gli erano cari, a quelli che avevano cominciato a seguirlo, e dice: anche voi volete andarvene? In fondo è ciò che succede nella storia, succede a livello personale, a volte a livello sociale, di gruppi. Qualcuno che ha cominciato a seguire il Signore, qualcuno che ha scelto di vivere da cristiano, e poi per vicende diverse, per situazioni, perché qualcos'altro lo attira, perché è insoddisfatto del Signore, ecco che lascia, che abbandona. Abbiamo ascoltato nel Vangelo molte persone, molti di coloro che seguivano Gesù, ad un certo punto lasciarono. Dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? A volte davvero la parola del Signore è dura, è esigente. Il Signore Gesù promette la vita eterna, ci propone scelte di vita belle, ma a volte coraggiose, difficili. Ci chiede di essere coerenti con la scelta che abbiamo professato, di non dimenticare quel momento in cui abbiamo decisamente scelto di seguire il Signore. Forse per ciascuno di noi è possibile ritornare a quel momento nella nostra memoria. Abbiamo ricevuto il battesimo da bambini, forse inconsapevoli, anzi molti di noi, quasi tutti penso, in maniera inconsapevole. Ma poi c'è stato un cammino nella vita che ci ha man mano fatto conoscere il Signore attraverso i nostri familiari, attraverso i sacerdoti, attraverso altre persone. E ad un certo punto della nostra vita, in qualche modo, in maniera più decisa, forse non dichiarata in maniera
evidente, però abbiamo scelto di continuare a seguire il Signore. Noi frati l'abbiamo fatto poi in un momento preciso in cui abbiamo detto, ecco, da questo momento voglio professare i voti di castità, di povertà, di obbedienza nelle mani del mio superiore e desidero da qui in avanti, prometto di seguire il Signore per sempre. Ma vedete, ecco, può accadere che ad un certo punto ci rendiamo conto che questa parola è una parola troppo esigente per noi, questi discepoli. Questa parola è dura e addirittura si dice che mormoravano riguardo a questo. Mormoravano. E allora Gesù disse loro, questo vi scandalizza? Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andarono più con lui. Anche questo accade allora nella vita. È accaduto allora, ma accade. E purtroppo, possiamo dire, è cosa normale, può avvenire. Ma in fondo, verificare questo fa prendere anche a noi una decisione, ci induce a dover rispondere a quella domanda di Gesù. Anche voi volete andarvene? In fondo è quello che è accaduto anche nell'assemblea di Sichem, di cui ci racconta la prima lettura. Giosuè che dice, io e la mia famiglia, Giosuè era il capo di tutto il popolo di Israele in quel momento, e dice, io e la mia famiglia abbiamo deciso di seguire il Signore. Fate voi la vostra scelta davanti al popolo. E il popolo rispose, lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dei. Ma attenzione, qual è il motivo per cui il popolo non abbandona il Signore? Non lo abbandona, e lo spiega, perché si ricorda. Il Signore, nostro Dio, ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi, ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio. Di fronte alla domanda di Gesù, volete andarvene anche voi? Il primo esercizio da fare è ricordare. E cosa ha fatto di bene il Signore per me? Quanto bene mi ha dato? Quanto mi ha accompagnato nella mia storia? E io sono convinto che se noi ci guardiamo indietro, noi scopriamo i segni piccoli e grandi della presenza di Dio per noi. Segni piccoli e grandi, segni a volte ai quali non diamo troppo peso, purtroppo. Magari presi ad elencare più facilmente i problemi. Ma se ci guardiamo indietro, guardiamo la nostra storia e guardiamo anche al nostro oggi, ciascuno di noi può fare un bel elenco, sicuramente, sicuramente. Un bel elenco di tutto il bene che il Signore gli ha donato. Di tutto ciò che di immeritato abbiamo ricevuto. E io sarei portato a dire, ma poi in fondo che cosa ho meritato? Tutto è dono di Dio. Allora, se io riesco a guardare indietro nella mia storia e a riconoscere tutto quel bene, tutta l'opera di Dio che Dio ha compiuto per me, e qui potremmo associarci al Salmo responsoriale, gustate e vedete com'è buono il Signore. Se io riesco a fare questo esercizio di memoria, ecco che io sarò disposto a dire, no, io sto con il Signore, io prendo parte con Lui, non posso abbandonarlo, perché riconosco tutto il suo amore per me, riconosco tutta la sua importanza per me.
riconosco, come dice Pietro, che tu, Signore, hai parole di vita eterna. Solo tu, da chi andremo altrimenti? Da chi andremo? Sei tu non solo la norma della mia vita, ma l'esigenza della mia vita, il fondamento della mia vita. Da cristiani, in fondo, siamo chiamati a fare e rifare sempre questo cammino, riconoscere l'opera di Dio in noi e dire: ecco, Signore, proprio perché posso vedere i segni della tua presenza, io continuo a rimanere con te, a seguirti. E chiedo a te ancora una volta la tua presenza amorevole per continuare in questo cammino e per riconoscerti sempre, ancora una volta, il mio Signore.